sistema aeroportuale italiano ha voluto portare una discussione al centro dell'Europa, alla capitale, anche per riflettere proprio su che cosa significa riconciliazione del trasporto aereo con l'ambiente e fare anche qualche domanda, cioè del perché il trasporto aereo è stato escluso dal PNRR. Solo un pregiudizio ideologico evidentemente ha potuto fare questo percorso. E nello stesso tempo evidentemente dare l'idea di quanto si è fatto e si sta facendo. Noi nel PNA, Piano Nazionale Aeroporti, facciamo della riconciliazione del trasporto aereo con l'ambiente la pietra miliare ed evidentemente il sistema aeroportuale italiano è un sistema che ha superato con successo anche la sfida del Covid, ma questo non solo per fatalità, ma perché evidentemente ha saputo sviluppare una policy incentrata sulla qualità, in particolare gli aeroporti che qui sono rappresentati a 20-30, aeroporti di Roma, l'aeroporto di Venezia, evidentemente fanno della qualità il prestigio anche del nostro paese, perché finisce per essere un biglietto da visita che garantisce peraltro al turismo internazionale qualcosa di molto importante. Noi stessi abbiamo presentato a livello internazionale come best practice proprio quello che noi facciamo sul PRM, cioè i passeggeri a ridotta mobilità, anche quello interpretandolo come un business, ma soprattutto riconoscendo la tutela dei diritti dei passeggeri e in particolare i più fragili. In questi abbiamo sempre trovato gli aeroporti a noi vicini.